tantissima gente a Ponte, grande soddisfazione. Soddisfazione sì, perché a questa giornata di Il Fai di Primavera c'è stata una grande aderenza. Ieri più di 1000 persone, oggi i numeri precisi non li conosco, ma credo molto più del doppio. Quindi è stata una bella soddisfazione, un'ottima riuscita. Potrebbe essere un veicolo trainante di nuove iniziative culturali qua a Ponte? Sicuramente, perché Ponte comunque ha parecchie attrattive. Tra i tre punti del FAI, quindi la chiesa di Santa Maria, il polo museale, la centrale IREN, poi ancora le due torri, ancora l'altra chiesa e quindi il museo etnografico, quindi sono tante le attrattive di Ponte, quindi ovviamente noi pubblicizziamo e speriamo che questo sia un veicolo per ritornare. Quindi i turisti possono venire a farsi un giro a Ponte e ammirare le bellezze anche al di là delle due giornate del FAI. Sicuro, queste sono una bella vetrina, ma che serve per... come veicolo trainante. Giornate FAI di primavera, una grandissima adesione. Una grandissima adesione e soprattutto tante presenze a Ponte Canavese, dove abbiamo riconfermato il coinvolgimento delle persone che hanno a cuore l'arte, il paesaggio in Italia e soprattutto in Piemonte, per sentirsi vicino a tutti i luoghi che oggi in Italia si aprono verso il FAI, verso la sua missione di valorizzare quello che è il coinvolgimento delle persone nei confronti dell'arte. E noi siamo molto felici, abbiamo avuto più di 3000 persone in due giorni intensi con tre luoghi diversi uno dall'altro, uno riguardo all'energia produttiva come la centrale IREN, l'altro un'energia produttiva da un punto di vista come luogo di culto e architettura nella chiesa di Santa Maria di Doblazio, e la riscoperta di un grande luogo di produzione come il Museo della Plastica Sandretto Cannon, che sta rivivendo un nuovo interesse per quella che è la tradizione nel corso degli anni in questo secolo. Per la prima volta la centrale idroelettrica di Ponte è stata aperta al pubblico? Sì, è la prima occasione che abbiamo avuto con l'intervento del FAI per questa giornata di visite aperte al pubblico. Com'è stata questa esperienza? Tantissima gente? Sì, tantissima gente, il sabato un po' di meno, però oggi da stamattina praticamente, da quando hanno aperto fino adesso che c'era il concerto. Abbiamo organizzato una via guidata in cui si illustrava brevemente gli impianti della Valle Orco in generale e in particolare questo qui di Ponte, e poi si faceva la visita sull'impianto vero e proprio, quindi illustrando il macchinario, il funzionamento e tutto l'insieme della centrale. Quella di Rosone invece viene sovente aperta al pubblico? Quella di Rosone è un po' più visitata dalle scolaresche più che altro. Il FAI aveva fatto una visita già 2 o 3 anni fa della sua tipologia di quest'anno, però normalmente è un po' più visitata più che altro dalle scolaresche. Molto particolare anche l'idea di accogliere un concerto all'interno. Sì, ecco, per quello che riguarda i concerti, questo qui di Ponte non è il primo che facciamo nelle centrali, abbiamo fatto già qualcuno a Rosone, qualcuno anche su Aceresol nella centrale di Vilna. Verrà aperta altre volte al pubblico questa di Ponte? Ma penso di sì, vista l'esperienza più che positiva di quest'anno, se non questa, magari anche le altre che abbiamo in vallata. Sì, credo proprio di sì.